torna alla Mille Miglia a Teramo, possiamo dire che la città se l'è meritato. Dopo l'accoglienza dell'anno scorso sarebbe stato quasi impossibile non ritornare, e per noi è una gioia che è confermata anche da questa mattina l'auto di Taraschi, la gente che ci aspettava, quindi complimenti ed è da buon auspicio a venerdì quando passeremo. 4 giorni di Mille Miglia e i dati dello scorso anno, quali sono stati i numeri? Ricordiamoli. Beh, i numeri, l'anno scorso avevamo 430 iscritti, 36 nazioni presenti, 1700 chilometri, 6 milioni di contatti sul nostro sito nei 4 giorni di gara. Poi ricorderemo che pochi giorni fa siamo stati premiati come la miglior gara automobilistica del 2013, siamo il secondo marchio italiano più conosciuto al mondo e questo per merito anche di città come Teramo. Quante autovetture coloreranno la Mille Miglia quest'anno? Quest'anno sono 438 in rappresentanza di 68 case automobilistiche. Il percorso quest'anno avrà qualche novità? Si sviluppa sempre su 4 giorni, quindi partiamo da Brescia il giovedì nel primo pomeriggio, la prima tappa finisce a Rimini. Poi la seconda, grosso modo ricalca l'anno scorso, escludendo l'Aquila, arriviamo a Roma e la tappa finisce all'Olimpico. La terza tappa è uguale, puntando però su Parma, è totalmente nuova la quarta tappa perché da Parma si va a Piacenza, alla Villa Reale di Monza che è sede dell'Expo. Poi portiamo i nostri equipaggi all'autodromo di Monza, dove potranno fare le prove nell'anello delle sopraelevate e quello di Formula 1. Quindi toccheranno Bergamo, Chiari e quindi arriveranno a Brescia alle 13 di domenica. La città di Teramo, quindi possiamo dire che si è meritato questo ritorno della Mille Miglia visto l'accoglienza dello scorso anno? Diciamo di sì, diciamo che l'anno scorso, bontà loro, gli amici organizzatori di Brescia hanno apprezzato molto l'accoglienza, hanno apprezzato molto la cornice di pubblico che si è creata e ci hanno dato la possibilità di tornare in campo, devo dire non senza difficoltà per loro, perché comunque Teramo è il passaggio più a sud che hanno e anche quello che allunga un po' il percorso e gli orari che sono per loro un problema assoluto. Quindi il fatto di esserci meritati questa conferma è un po' come aver vinto un nostro piccolo campionato per restare in tempo.